Buon martedì a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal Web. Purtroppo è accaduto nuovamente, lutto a uomini e donne, è morta Erika Vittoria Hausers. La dama del Tronover aveva appena 44 anni e l'annuncio è stato proprio dei familiari sul suo profilo Facebook. Ma vediamo un attimo che cosa è accaduto. La notizia della sua scomparsa è trapelata proprio oggi attraverso i profili social dei familiari della donna. Lei era un'ex modella, oltre che ai messaggi di congoglio di tutti i protagonisti del programma di Maria De Filippi. Ricordiamo un attimino chi era Erika Vittoria. Lei aveva partecipato alla trasmissione Uomini e Donne e qui aveva trovato l'amore con Ivano Rotoli, uomo per cui aveva deciso di partecipare al gioco e poi lasciarlo per vivere questa storia d'amore insieme a lui. Ma purtroppo la storia è durata pochissimo, qualche mese dopo, infatti, i due si erano lasciati. Come hanno comunicato i familiari, la giovane è morta nel sonno, proprio tra la notte tra il 4 e il 5 aprile, e i suoi funerali saranno celebrati mercoledì 7 aprile alle 11 nella chiesa di San Gioacchino, proprio nella capitale, cioè a Roma, come i familiari hanno annunciato sul suo profilo social. L'ultimo post della donna risale proprio al 1 aprile, quando si era immortalata su Facebook sorridente in un video. Era assente ormai dalla TV da un bel po' di tempo e aveva iniziato a sfilare da giovanissima all'età di 13 anni per poi diventare un volto noto di un brand d'abbigliamento e anche di designer. Infatti, fino all'ultimo, lei sui social ha condiviso ogni istante della sua vita con i fans che continuavano a seguire. Le cause ad oggi sono sconosciute e noi ci stringiamo al dolore della famiglia.